Bentornati cinemerdoni del nostro cuore con i vostri Black e Paco. Siamo pronti a presentarvi Il quarto episodio della nostra saga, della nostra saga a quattro mani. Non era... è il quarto, sei È il sicuro? quarto, È sì. il quarto, Abbiamo parlato per la prima volta di La prima volta Arma abbiamo... letale, Il Il Padrino e Padrino... Jurassic Park. Quindi se non li avete visti, andateveli a vedere perché magari due risate ve le fate. Ma oggi andiamo a parlarvi della saga perfetta. C'è dietro Walter Hill. Secondo noi nessun episodio di questa saga è venuto male, tranne due, ma non li consideriamo propriamente canonici, va bene lo stesso. Sì, Stiamo grazie. parlando della saga di Alien. Primo capitolo, 1979, Ridley Scott. No, quello è No, Prometheus. al contrario. Questo è Alien. Versione Director's Cut, tra In poche l'altro. parole, nel futuro, nel 2100 e qualcosa, per essere Per precisi, essere per precisi, essere molto soprattutto. precisi, dei camionisti spaziali devono trasportare della merce, come qualsiasi altro camionista, ricevono un segnale radio da questo pianeta, sono costretti a scendere in quel pianeta per cercare di capire chi manda quel segnale e si ritrovano nella loro astronave un super mostrone alieno assetato di Le sangue. peripezie della Nostromo con Sigourney Weaver per la prima volta nel ruolo di Ellen Ripley. Tra l'altro è l'unica che non hanno fatto fumare nello spazio perché durante il provino aveva fumato all'Humphrey Bogart ed era incredibilmente ridicola. Vedi un po' te. Per la regia di Ridley Scott, che tra l'altro era reduce dai duellanti, non era esattamente avvezzo alla fantascienza, Infatti, non era nemmeno la prima scelta. fondamentalmente questo è un horror alla fine della fiera, Esatto. un horror ambientato nel futuro, niente di più. Spazi angusti, pochi effetti speciali, struttura da B-movie, ma perfetto con le atmosfere del designer Hans Giger, E com'è che si... seguace di LaVey, tra l'effettista l'altro. speciale che era Di LaVey, di coso? Crowley, scusate. Vabbè, sti cazzi dell'effettista speciale. Comunque molto importante e anche molto famoso. Purtroppo adesso Tra non si l'altro, un vede più. film che è una specie di remake di Terrore dallo spazio di Mario Bava, altro film che vi consigliamo. Ma passiamo al Al secondo secondo capitolo. capitolo. Questa volta diretto da James Cameron. Qui la fantascienza è molto più presente che nel primo. Del 1986, Aliens, perché Alien 2 l'aveva rubato, mi Sì, pare, Ciro Ippolito per comunque Alien qualche 2 sulla Terra, italiano, una qualche roba. italiano che fa roba A me è brutta. venuto Ciro Ippolito perché era Poteva molto essere italiano. chiunque. Esatto. Un film di James Cameron, sicuramente molto più fantascientifico, come vi diceva il buon Di Paco. horror ce n'è ben Di poco. nuovo, Qua vediamo più temi sociali, perché assolutamente. vediamo in qualche modo protagonisti la classe più operaia, quindi quella classe a cui tiene Cameron di più in Beh, assoluto, ma alla probabilmente. fine questo c'era anche nel primo. Semplicemente qua abbiamo anche un moto antiguerrafondaio in cui i Marines vengono derisi. Sì, infatti i personaggi sono anche molto più approfonditi che nel primo. Poi vabbè, a Cameron importano anche i legami materni tra il personaggio di Newt e il personaggio di Ellen Ripley, appunto Sigourney Weaver, che ha perso una figlia e ne troverà un'altra in questa avventura nel pianeta che avevamo visto nel primo Alien, che però Diciamo è stato che colonizzato, insomma. il tema della maternità in questo film è molto, molto più presente che nel primo. E ci sono molti, molti più alien. Escono dalle pareti, escono dalle fottute pareti e finalmente vedrete anche la regina. E da qui Aliens, Esattamente. appunto. Nel Ma terzo 92, capitolo, David Fincher dirige Alien 3. o Alien alla terza, se preferite. Qua gli alien si fondono con dei cani, se non Beh, sbaglio, diciamo anche se non l'ho che mai visto io, perché non mi è mai Il capitato. facehugger questa volta ingravida un cane. Ripley, dopo aver perso Newt e l'altro superstite di Alien 2, si ritrova su un pianeta prigione, dove si ritrova in mezzo a dei carcerati che non vedono una donna da un po'. Sono carcerati, mi sembra abbastanza Esattamente. ovvio. E appunto si ritroverà il facehugger che era nell'astronave insieme a lei ingraviderà un cane. Nella versione Director's Cut, versione speciale, era un bove. Sarebbe Insomma, stato molto più divertente. cambia, insomma, questa volta abbiamo uno xenomorfo quadrupede molto più veloce, molto più stupido, che non attaccherà Ellen Ripley in quanto incinta di Con proprio uno un alien, xenomorfo. una regina per essere precisi, e alla fine deciderà di suicidarsi. Quindi dovrebbe essere finito qui e E invece invece no. no,
perché Jeunet, Jean-Pierre Jeunet, regista del favoloso mondo di Amélie, mi sono dimenticato... l'unico motivo per cui funziona quel film, ci tenevo a ricordare. Mi sono dimenticato di dire che il terzo episodio è di David Fincher. Ma l'avevamo già detto all'inizio. E che è splendidamente misogino ed è l'unico... Come sempre. È l'unico, splendidamente per modo di dire, è l'unico che riesce a non valorizzare Ellen Ripley. Sì. Torna pure sì. Al quarto, è Jean-Pierre Jeunet. Il quarto, Jean-Pierre Jeunet, dicevamo, il regista del favoloso mondo di Amélie. Qui il tema della maternità è ancora molto, ma molto più presente che in tutti quanti gli altri film, cosa che tra l'altro mi piace molto. E vediamo. Lo lascio a lui perché è il suo preferito, quindi mi sembra. No, più che altro è quello più allucinante. Tanto è molto tempo che non lo vedo, sta di fatto che qui vediamo uno xenomorfo molto più umano. Perché vediamo lo xenomorfo fuso veramente col DNA umano. I fan, umano. Sai come lo chiamano? Come lo chiamano? Il newborn. Ma perché effettivamente lo è. Vediamo addirittura uno xenomorfo che fa espressioni, prova dei sentimenti, o che perlomeno li simula. Non sappiamo se effettivamente li provi. Perché quando hanno clonato Ripley per avere l'embrione anche della regina che aveva in corpo. Che quindi, tra l'altro vediamo in questo esatto, film. Esatto, i loro due DNA si sono fusi, Ellen Ripley è diventata un po' più xenomorfo e la regina ha ottenuto un utero da cui appunto nascerà il questo newborn. Questo xenomorfo molto molto umanoide. Ma invece di andare avanti adesso ci tocca andare indietro. Ci tocca andare indietro. Perché nel 2012... Siamo sempre nel futuro in realtà, ma nel 2012 torna Ridley Scott alla regia di Prometheus. Attenzione, il prequel, non prequel, non sarà capito un cazzo. Il film più criticato di tutta la carriera di Ridley Scott probabilmente. Forse Soldato Jane ha ricevuto meno critiche pure quello. E anche Thelma Louise, figliamo. Ad ogni modo, uno spettacolo visivo, Ridley Scott riesce assolutamente a riprendere i temi del primo Alien e non solo, perché comunque ci mette dentro molta più fantascienza e recupera le suggestioni, ad esempio da Blade Runner, il tema della creazione. Se James Cameron è fissato con la madre, sicuramente il pallino di Ridley Scott è il padre e la creazione, cosa che vediamo, tutte e due cose che vediamo in questo film, perché vediamo un padre che genera robot e questo robot che in qualche modo cerca di dimostrare di essere suo figlio e capire se effettivamente quella persona è davvero suo padre, anche perché come può capirla un robot una cosa del genere. Comunque vediamo gli ingegneri, che è la ricerca di questo tizio che ha creato il robot. Vuole cercare di capire chi ha creato l'essere umano e perché l'ha creato, cosa che tra l'altro cerca anche la protagonista di questo film, Rumi Rapace. In poche parole, come al solito, Scott usa il genere per portare avanti la storia che gli pare, in questo caso ha usato come pretesto l'universo di Alien. È uscito un ultimo capitolo sempre di Ridley Scott che si tiene proprio stretta, sto franchise che è suo e adesso se lo porta avanti fino alla fine, fino ad arrivare direttamente a un collegamento con Alien. Più che altro penso che Walter Hill coi tanti vada molto d'accordo con Ridley Scott. Sì, diciamo che poi c'era stata anche quell'idea di far fare un ultimo Alien a Blomkamp. Comunque Alien Covenant è fuori adesso al cinema, vi consigliamo assolutamente di andarlo a vedere perché è una bomba. È veramente bomba. Bello, è il diretto seguito di Prometheus, quindi guardate Prometheus prima di andare a vedere Alien Covenant. Ci sono sicuramente delle atmosfere molto più chiuse, mentre Alien la clonazione era sicuramente più fumettone. In questo sì. Alien Covenant abbiamo un mix tra le atmosfere di Prometheus e quelle del primo Alien, ma non vogliamo spoilerizzarvi troppo. C'è fotografia alla gladiatore. Allora, anche la morale della favola, qual è? Andate a vedere questo film, fatelo il più presto possibile, perché a breve magari ne potremo parlare assieme in radio, perché faremo una puntata dedicata a questo poi film. Poi ci sono anche Alien vs Predator e Alien vs Predators 2, ma fanno cagare. Ma sono divertenti. Comunque, adesso noi del Cinema nella Musica abbiamo tutti i social possibili e immaginabili, seguiteci su Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, c'è il canale del Cinema nella Musica su YouTube, siamo un sacco tecnologici ormai. Ma se stanno vedendo questo video vuol dire che sono su YouTube, quindi iscrivetevi qui sotto, era un sacco esatto, che volevo fare questa cosa. Qui sotto dovete iscrivervi. Pigiate tutti i link possibili, ci sarà anche il link Amazon se volete comprare tutti i DVD originali, faremo tutto quello che potete per permettervi di seguire noi e di seguire i film che vi presentiamo. Iscrivetevi se al canale, se facciamo i video spuzzi con l'iPhone, se iscrivetevi, se bella Cinemerdoni, ciao stronzi, se.